Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Allora, stavo facendo quattro passi e ho pensato di farvi vedere un pochettino meglio il campo da golf che abbiamo qua a Maspalomas. So che vi ho già portato alcune volte, però magari erano vari pezzettini infilati qua e là in qualche vlog. Invece oggi farò un video flash dove vi mostro esclusivamente appunto il Maspalomas Golf. Qui ci troviamo al parcheggio, questa non è l'entrata principale. Però spesso è chiusa e quindi ci conviene entrare dal retro. Vedete, qui c'è il cartello Bienvenidos. E quindi noi entriamo. Ora vedete, come vi dicevo, questo è il parcheggio, c'è anche scritto parcheggio privato, uso esclusivo per i clienti. Benvenuti al Maspalomas Golf. In realtà c'è tanta gente che mette la macchina e poi si va a fare una passeggiata perché nessuno controlla, però vabbè, dai. C'è talmente tanto posto che io non l'ho mai visto completamente pieno. Allora, di solito si entra, come vi dicevo, o dalla parte centrale o dal negozio, ma noi siamo fortunati perché vedete, oggi è aperto questo cancello e noi entreremo da qui. Eccoci qui. Ovviamente io non ho accesso alle buche perché non essendo giocatrice non ho la tessera e non posso portarvi proprio dentro al campo. Però ve lo mostro ugualmente e vi racconto qualcosina. Allora, vedete, lì c'è l'entrata, poi magari dopo andiamo così ve lo faccio vedere un po' meglio. No, ci tenevo a farvi vedere com'è tenuto bene, curato, poi è una meraviglia, è bello fresco perché è super ventilato, ci sono tante piante. Allora, qui siamo in campo internazionale, Avenida Neckermann. Poi là in fondo, in fondo, in fondo, in fondo, in fondissimo, ci sono le dune di Maspalomas. Il campo da golf è enorme, questo campo è veramente gigante. Infatti, anni fa, una quarantina d'anni fa, prima è nato il campo da golf e poi tutto intorno hanno creato i bungalow, dove poi abito anch'io, per il momento, che si chiama appunto Campo Internazionale, vedete? Adesso andiamo un pochettino avanti, così vi mostro anche l'altra parte dell'ingresso. C'è anche un bel negozietto, ma magari chi mi segue da tempo l'ha già visto. Ah, ovviamente qui c'è anche il ristorante. Qui al ristorante e bar può venire chiunque. È aperto a tutti, non solo ai clienti del golf. Poi ovviamente non ho accesso, però ho zoomato il più possibile, spero riusciate a vedere. Proprio là sul fondo si intravedono le dune e l'oceano. Adesso vi faccio anche una piccola panoramica. Qui siamo proprio all'entrata, eh. Poi vedete che ci sono tutti i vari sentieri con le panchine, i cestini. È veramente immenso. Ecco, vedete? Salgono sulla macchinetta e via. Sono vecchiotte, però vanno bene, eh? Ma come funziona? Così prendi il fresco perché c'è il tettuccio e sei riparato. Anche perché si soffoca di caldo, ragazzi. Come al solito abbiamo calima, abbiamo più di 30 gradi e che ve lo dica fa. Allora là c'è il ristorante e qui il negozio. Andiamo a vedere. Quella sarebbe l'entrata principale. Però è quasi sempre chiusa e di solito fanno entrare dal negozio. Dopo entriamo a curiosare. Ecco, qui c'è il ristorante, vedete? Ristorante bar all'aperto. Spesso fanno anche banchetti, organizzano feste. Io non so i prezzi, ho visto il listino che avevano fuori una volta e piuttosto caruccio, ma perché la location, insomma, vedete? Molto carina, non so come si mangia, non ve lo so dire perché non sono mai venuta, però merita, dai, il posticino è proprio bello. Ancora benvenuti. Poi una volta era pieno di fiori rossi, però vabbè, questo caldo, poverini, anche loro soffrono. C'è l'orologio, vedete? Sono le 3:15 se non vado errata. E qui si sviluppa tutto il campo. Proprio proprio carino. Peccato non poter entrare, però giustamente, insomma.
riservato ai soci. Adesso andiamo a curiosare un attimino il negozio, perché c'è anche scritto ribassi, però hanno dei prezzi spropositati, vi avviso già in anticipo. Allora, adesso che entriamo, io magari mi limito a farvi vedere qualcosa senza parlare, giusto per non gridare, perché c'è anche altra gente, magari può dare fastidio. Quindi vi faccio vedere qualche capo d'abbigliamento. Nuova collezione. Qui ci sono delle polo, io cercavo i prezzi, però non li vedo. Ah, ecco, vediamo qua. 70 euro. Questa qua blu. Sì, non è che sono economici, ovviamente. Invece questa polo smanicata bianca, vedete, Mas Palomas Golf. Questa viene, questa gratis, non ha prezzo. No, non si sa. No, non c'è il prezzo. Tarde. Vendono anche orologi e occhiali da sole. Jaguar Connetti, 590 euro, edizione speciale. Ma questi saranno recenti perché non li avevo mai visti. Beh, molto belli, niente da dire. Va bene, dai, adesso noi usciamo di là. Ci ritroviamo sempre al parcheggio da dove siamo entrati e vi mostro un altro angolo del campo da golf che si sviluppa vicino alle dune. Vamos! Ci è arrivati, abbiamo fatto un pezzettino di strada e poi siamo entrati da quel cancello, vedete qua. E chi mi conosce ha visto più volte questa zona del campo da golf. Io vengo spesso perché mi piace particolarmente. Metto qua sotto la pianta, mi rinfresco un attimo. In realtà io non posso farmi il giro perché non ho accesso, eccetera, eccetera. Però uno se entra qua, fa due foto, un video, nessuno dice niente. Guardate che meraviglia, io mi tufferei. E anche qui è campo da golf, eh? Infatti non so se riuscite a vedere là in fondo, vediamo se riesco a zoomare. Stanno proprio giocando, vedete? Che ci sono due macchinette, una due. E di solito qua ci sono anche le paperelle, che per oggi non vedo. Però si sta proprio bene, perché uno si mette sotto la pianta, dopo la passeggiatina, si rinfresca qui 5-10 minuti, prendi fiato, bello ventilato. Ah, comunque cosa ne pensate di questo campo da golf? Io lo trovo veramente molto carino. Non ho avuto occasione di vedere quello che c'è a Meloneras, però sono stata al campo da golf che c'è su Al Salobre e anche quelli sono molto belli. Perlomeno quello del Salobre è gigante, bellissimo. A Meloneras mi hanno detto che più o meno è uguale. Ma sono tutti molto belli, curati bene. Un po' vecchiotti, perché alcune strutture andrebbero magari un attimino, vedete, tipo qui, un po' sistemate, però vabbè ragazzi, il prato è sempre tagliato bene, vedete, ci sono gli attrezzi perché vengono a sistemare la sabbia, vedete, io lo trovo veramente veramente carino. Poi dal lato opposto c'è ancora un pezzettino di campo
Ve lo mostro così al volo perché lì è proprio proibito l'accesso. Ecco, vedete? Noi ci troviamo esattamente al lato opposto dove eravamo prima, perché andando sempre sempre in fondo di là c'è l'entrata. Quindi noi siamo proprio dalla parte opposta. Qui io purtroppo non posso proseguire, però insomma giusto per darvi l'idea di quanto è grande questo campo. Ecco, qui c'è proprio la descrizione delle buche. Ah, guarda, guardate che c'è qui la piantina. Però non ho capito se è la piantina del parco solo di questo pezzettino del campo o di solo del pezzettino qua. No, non riesco a capire, sono proprio imbranata. Vabbè, insomma, fatevi voi un attimino un'idea. Ecco, io mi metterei volentieri sulla panchetta, però non vorrei mai che si chiudesse il cancello automatico e resto bloccata dentro. Ragazzi, se non mi vedete per qualche giorno, avvisate di venirmi a aprire il cancello del campo da golf. No, sto scherzando, è meglio che esco. Vabbè, dai, io spero che questo mini video vi sia piaciuto. Mi spiace non avervi potuto informare sui relativi prezzi per giocare tutto quanto, però io purtroppo non c'era lì un listino, quindi non ho neanche idea di come fare a informarmi, ecco. Però se vi interessa, io ho un amico che viene qua nel periodo invernale. Lui viene a giocare, quindi posso eventualmente, quando lo sento, se siete curiosi, chiedergli qualche informazione. Detto ciò ragazzi, io vi saluto, grazie per la compagnia, mi raccomando, se ne avete voglia e vi fa piacere, io vi aspetto in un prossimo vlog. A presto, ciao!